Pleasures, benvenuti da Dennis di RBN a questo Worry Cap RBN contro Solon Castle 99-108. Andiamo a vedere le mappe di guerra con la nostra mappa, praticamente con molti TH9 e ovviamente TH10 mancanti. Invece dall'altro lato tutti i TH9 completamente chiusi e i TH10 stavolta non siamo riusciti a tristellarli, poi anche perché comunque gli avversari si sono, diciamo, tra virgolette arresi, quindi non abbiamo voluto sprecare molto tempo sulle crack per i TH10, quindi siamo andati per le due. Ma qualche tristella, qualche tristellamento, scusate, c'è. Uno è questo qua di sentenza ai danni del numero 5, Reale 40, nuovo eroe, livello 5, e poi Hocus Pocus, quindi full streghe da sud con due gelo, un assalto e furie. Esce il castello, il mastino con una mongolfiera. Si procede con l'entrata da sud con le streghe che spazzano mezzo mondo. Qui c'è poco da raccontare in questo attacco. Utilizza adesso, come vedete, l'abilità del nuovo eroe per rendere immuni ai danni tutte le streghe e anche i reali che si trovano nel suo raggio, a eccezione del re che, come vedete, sta sulla destra a spaccare un muro. Attacco quindi, diciamo, con pochi tatticismi, ma comunque devastante su questi villi molto molto larghi. Utilizza adesso l'abilità della Queen e si appresta a rimuovere le ultime difese. Rimane soltanto una torre arciere e si procede con il clean up. 3 stelle per sentenza. Prossimo attacco di Heisenberg, quindi secondo tristellamento su TH10. Qui Walk più la Loon con due mastini, due furie, due gelo, 4 velocità. Parte da sud con la Queen Walk per togliere aerea e Queen avversaria, soprattutto il castello che è appena uscito. Infatti utilizza una furia sulla Queen Walk per rimuovere il castello. Questa è una disposizione per TH10 che abbiamo visto molte volte, quindi crack non difficilissima da fare, diciamo una tattica vista e rivista, ma comunque sappiamo benissimo che ci possono sempre essere dei dettagli che fanno andare al Madonna l'attacco, quindi non è mai semplice. Utilizza adesso l'abilità per togliere la regina e fa il giro verso sinistra per andare a togliere, suppongo, la seconda difesa aerea. Infatti spacca il muro vicino l'accampamento, parte con il re da destra per togliere la terza aerea, quindi per lasciarne una e una soltanto, che è quella a nord. Infatti utilizzerà due mastini, come vedete i mastini li manda praticamente lontano dall'aerea, non direttamente su essa, per prendere in focus, come vedete, le due torri stregone che altrimenti darebbero fastidio alle mongolfiere. Rimangono ancora le 4 tesle e Inferno e Arc X, quindi non semplice. Utilizza il gelo perfettamente e rimuove, come vedete, all'ultimo soffio tutte le difese. Poi utilizza anche la velocità, che poteva essere anche risparmiata, ma la utilizza per velocizzare appunto il clean up. 3 stelle per Heisenberg. Prossimo attacco di Berga sul numero 8, quindi questo è il terzo tristellamento. Adesso, ricordandomi meglio, un po' di tristellamenti c'erano perché praticamente erano degli avversari con molti TH10, avevano circa 4-5 TH10 in più di noi, quindi credevo che avevamo chiuso la mappa soltanto su TH9, in realtà avevano più TH10 di noi. Qui Walk da nord-ovest a prendere aerea avversaria e Queen. Parte anche con il re, sempre a prendere la difesa aerea. Toglie adesso la Queen. E si appresta a fare il giro. Manda il re da solo sulla difesa al nord, sulla difesa aerea al nord, per rimuoverla, rimuovere anche il re anche se non è necessario, fa uscire anche il castello. La Queen rimuove anche la terza aerea e si procede con i soliti due mastini e le mongolfiere, sempre facendo ripartire dalle torri stregone per prendere il focus. Tre gelo stavolta utilizza
sul centro del villaggio, scelta azzeccatissima come vedete. Per di più si permette il lusso di non usarla. Quindi sfotte l'avversario qui verga. Altro attacco. Stavolta sempre di TH9. Stavolta il nostro boss Andri 90, il nostro capo. Sempre molto bravo. Stavolta utilizza 4 terremoto, 2 furie, una gela e un assalto. Anche qua Hocus Pocus, difese diciamo per la maggior parte da TH9, eccetto appunto gli Archix e le Torri Inferno, reali non molto alti, quindi lavoro semplice qui per Andri 90. Manda il nuovo eroe con appunto le streghe da sole, quindi una tattica molto molto bella, ha fatto una split heroes mandando appunto Re e Queen a lati opposti con il nuovo eroe al centro insieme alle streghe appunto per poter usufruire dell'abilità che utilizza adesso. Altro salto per consentire alle streghe e a tutto il resto di saltare appunto sulle ultime difese e le ultime sezioni. Rimangono solo due cannoni. 97%, 100% arriva adesso distruggendo l'ultimo accampamento. Altro attacco su TH10, Villo praticamente molto molto strano, con praticamente l'inferno anche se all'1 e il municipio al centro, quindi un anti-2 vero e proprio. Manda subito la Queen Walk sul re per rimuoverlo, poi utilizzerà due mastini e mongolfiere. Supremacy che ha fatto ultimamente molte war in accademia, adesso è da un po' che non si vedeva in madre, ma comunque gli è andata bene, è risalita con queste 3 stelle. Queen che gira verso nord a prendere la seconda aerea, il re ne ha già tolta una. Altra aerea, cioè l'ultima, facilmente accessibile. Utilizzerà due furie, due gelo e due velocità. Il mastino, guardate, era ancora vivo, quindi si è preso anche il focus a posto delle mongolfiere, benissimo. Rimane anche una gelo e una furia. La Queen ancora è sul punto, quindi in processo di fare il clean up. Cento per Supremacy. Prossimo attacco di Fillo ai danni del numero 12. Villaggio praticamente TH9 con l'inferno all'1. Queen Walk da nord a prendere le prime difese e girare appunto verso destra. Utilizzerà sempre, anzi stavolta 3 mastini e 20 mongolfiere, quindi suppongo l'intento sarà quello di rimuovere una o due aeree, sperando due, ma credo basti anche una. Come vedete anche l'area difesa era al 6, quindi niente di preoccupante. Guardate, utilizza anche uno sgherro per togliere il cannone che viene sfortunatamente preso dai mastini lavici in difesa. Poi manda il re praticamente da solo a sud a sfondare quelle 4-5 difese e andare suppongo sulla Queen. Non riesce nell'intento di rimuovere la Queen, ma comunque ha 3 mastini a disposizione per coprire le mongolfiere, quindi ce la fa. La Queen, come vedete, si è messa sul mastino, viene gelata insieme all'inferno e poi viene praticamente fatta fuori dai piccoli mastini lavici e gli sgherri. Suppongo fosse tutto calcolato. 3 stelle per Fillo. Andiamo a vedere il prossimo attacco. Si è risparmiato anche una velocità, come vedete, ne ho usate soltanto 3.
prossimo attacco di Francesco, quindi primo attacco di TH9 di questo video ai danni del numero 14 di Soron Castle, che fa qui walk più golem domatori, quindi più gog 2 domatori, scusate, 2 golem e 20 domatori, 2 cure, una furia, un assalto e 2 veleno. Due veleno utilizzabili tutte e due per il castello, o come in questo caso appunto, oppure anche una per il castello e una per gli scheletrini lavici, che cazzo dico, gli scheletrini e basta, che appunto danno molto fastidio ai domatori. In questo caso ne utilizza due sul castello avversario e parte con golem e maghi da sud-ovest insieme al re per saltare appunto su quelle due o tre sezioni dove si trovano due torri stregone, la queen che nel frattempo ha tolto la queen avversaria, due tesse che escono al centro, adesso ha 20 domatori contro circa 7-8 difese. Gli unici che possono dar fastidio sono le 4 tesle, ma ci sono due cure ancora, quindi niente paura, il re verrà fatto fuori dai domatori sicuramente. Infatti va così e si procede con il clean up e si risparmia anche una cura. Francesco, che non è solito a fare questi colpi di prepotenza, abbiamo già visto diciamo con il TH10, ma farlo su TH9 non è facile lasciarsi una cura. E procediamo con l'ultimo attacco, che è quello di Ermao ai danni del numero 17. Ermao che è tornato a fare guerre dopo circa un mese di inattività, meglio non dire i motivi, ma fortunatamente è tornato insieme a noi e si ripresenta così con questa Wii Walk e domatori e si porta a casa le 3 stelle. Quindi bentornato a lui. Utilizza subito l'abilità sul castello, quindi in questo caso si può utilizzare o l'abilità o una furia, questa è la preferenza del giocatore che attacca. Queen che gira verso sud, poi verrà fatta ipoteticamente unire al re e golem e maghi che stanno entrando da sud, quindi la queen anziché completare tutto il giro entrerà appunto dentro questa sezione. Infatti mette l'assalto per far saltare il re e suppongo anche la queen, che come vedete entra su quella sezione e salta al centro del villaggio. Domatori con due cure, questa volta credo la userà la seconda, e infatti la utilizza perché come vedete c'erano ancora l'arco X e due tesle, tutte le difese rimosse, clean up e 100%. Se vi è piaciuto il video, come sempre e ripetutamente dico, mettete mi piace e iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video, una guerra diciamo bella come questa. Un saluto da Dennis di RBN.